Grande festa sabato scorso per l'importante traguardo raggiunto dalla polizia locale di Fano. Alla presenza delle numerose autorità civili e militari è stato festeggiato il 159esimo anniversario di istituzione del corpo nel lontano 1863. La giornata è iniziata con la cerimonia religiosa all'interno del Duomo, officiata dal vescovo Armando Trasarti insieme al parroco Don Giorgio Giovanelli. Trasarti, durante l'omelia, ha ricordato l'importanza della divisa e il servizio che si dà alla comunità. Inoltre, il vescovo, rivolgendosi ai presenti, ha citato una frase di Pio XII. Il vigile urbano, oggi polizia urbana, è in qualche modo l'occhio, l'orecchio, la mano, il cuore della pubblica autorità, a vantaggio del bene comune del cittadino. E venerate questa divisa. Non è un punto d'orgoglio, ma di servizio. E mi ha sempre colpito come uomini in divisa, in ferie o senza divisa, si sono riscoperti uomini di servizio anche fuori servizio. E questa è la grandezza vostra. E questa è la grandezza vostra. Portate la divisa, ma ricordatevi, è un punto di sguardo, di servizio e non di onore. A conclusione della celebrazione è stata la volta della lettura della preghiera alla polizia locale. O Madre della Speranza, che vigili sulla nostra città, cammina con noi per le strade di ogni giorno, verso la luce e l'amore, la gioia e la pace. Amen. Il corteo poi si è spostato alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna per la cerimonia civile. A dare il benvenuto agli ospiti, i bambini del coro Una Scuola Tra le Note, che hanno eseguito l'inno di Mameli. Dopo la consegna di 21 attestati di merito ai vigili che si sono contraddistinti all'attività di soccorso e aiuto prestate durante il maltempo dello scorso 15 e 16 settembre nel territorio di Senigallia, il 159esimo anniversario è stato l'occasione anche per stilare un bilancio sui primi 10 mesi di attività della polizia locale. All'inizio dell'anno sono stati rilevati 430 accertamenti di polizia commerciale, 60 di edilizia, 17 denunce per abusi edilizi, 213 sopralluoghi per richieste di occupazione di suolo pubblico, 200 controlli per la corretta detenzione dei cani, 66 verifiche su coperture di amianto e 116 controlli in aree verdi e terreni incolti, mentre gli incidenti registrati sono 276, di cui uno mortale e 164 con feriti. Dopo l'installazione dei tutor a Cucurano e Metauriglia sono incrementate le sanzioni sulla velocità delle auto, ma allo stesso tempo una riduzione della pericolosità dei due rettilinei. Tutti i dati relativi all'anno corrente verranno presentati durante una conferenza stampa nelle prossime settimane. Non abbiamo proprio possibilità di fare un confronto diretto perché l'anno scorso eravamo in periodo Covid, la circolazione era di molto inferiore. Possiamo dire che le sanzioni sono sostanzialmente stabili, rileviamo sempre che la maggior parte delle infrazioni sono sempre le stesse. Quest'anno sono aumentate ovviamente quelle della velocità perché abbiamo installato due apparecchiature autovelox che hanno rilevato più sanzioni, ma le altre sono quelle su cui puntiamo, come ad esempio i sequestri per mancanza di copertura assicurativa, la mancanza di revisione obbligatoria dei veicoli, i passaggi con il semaforo rosso, sono sostanzialmente standard. Durante il discorso la comandante Anna Rita Montagna ha ricordato anche i vari ruoli degli uomini e donne in divisa. Non soltanto i controlli di polizia stradale, ma i controlli sotto il profilo di polizia ambientale, tutela degli animali, controlli di polizia edilizia ed urbanistica, controlli sulle attività commerciali e quindi di polizia commerciale ed amministrativa, le verifiche delle residenze e poi la polizia di prossimità, quello su cui stiamo puntando tanto, che è la vicinanza alle persone. Abbiamo intensificato il controllo nelle zone periferiche grazie all'assunzione di nuove unità, più presenza nei quartieri dove si effettuano controlli nei parchi per la verifica dei ragazzi in modo che non disturbino poi i bambini e le mamme con i bambini piccoli che frequentano le medesime zone e per il controllo delle zone maggiormente frequentate dalle persone.
Infine, alla domanda sull'organico attuale della Polizia Locale di Fano, il comandante ha risposto così. Sufficiente non lo è mai, perché le esigenze sono tante e ogni cittadino vorrebbe quasi un vigile sotto casa propria, ma sicuramente grazie all'amministrazione che ha investito nel comando della Polizia Locale e l'anno scorso abbiamo assunto 20 nuovi agenti, altri ne verranno assunti, direi che stiamo andando verso una condizione sicuramente di miglioramento. La mattinata si è conclusa con la proiezione del video realizzato dagli studenti della classe 4B, grafica e comunicazione del Polo 3 di Fano e con l'esibizione dell'inno alla gioia tra gli applausi dei presenti. L'occasione di questo 159esimo, oltre che diciamo una festa, un modo per ricordare l'importanza della divisa, degli agenti della Polizia Locale di Fano e la costituzione insomma, di questo importante corpo, è stato anche un momento di bilanci. Ho tenuto a sottolineare che con la progressiva ripresa del traffico, seguito appunto dei 2 anni del Covid, dove c'era stato comunque una diminuzione importante, il traffico comunque ripreso in modo assolutamente irregolare con flussi che hanno toccato picchi flussi irregolari di 50.000 transiti quotidiani come minimo, che hanno toccato picchi anche del doppio durante l'estate con il transito dei turisti e degli stranieri. Questo comporta sicuramente una grande difficoltà per governare i flussi, ma ci siamo anche trovati nei primi 10 mesi dell'anno a registrare oltre 270 per la verità incidenti, tra cui anche mortali. Ecco qui in questa sede, in questa occasione ci ho tenuto, abbiamo come anche diciamo assessora alla Polizia Locale, a sottolineare quanto sia importante e urgente, oltre che strumenti di contenimento della velocità come apparecchiature elettroniche che possono comunque essere i velox, ma anche nuove infrastrutture stradali adeguate alla terza città delle Marche. Quindi si auspica il completamento della strada interquartieri per il collegamento a nord, per sbloccare tutto quello che è un problema comunque di traffico dei quartieri di Fano Nord, quindi Gimarra, Poderino, insomma Via Trave, sono quartieri molto carichi di traffico, ma anche un'altra importantissima infrastruttura che è la complanare di Fano Sud. Non è sufficiente sicuramente un velox per questo tipo di traffico, serve una complanare, una strada nuova, adeguata, ad alto scorrimento che possa collegare la terza città delle Marche anche con Marotta, Senigallia e comunque il sud.